Buonasera e benvenuti. Io vi conosco un po' tutti e qui in questa sala sono felice di avervi vicino in questa occasione meravigliosa che è la pubblicazione di un libro che si chiama La Gioia e che è una cosa che mi riempie di emozione. Un libro che ho scritto principalmente per dedicarlo alla mia bambina. E infatti nella copertina ci sta una bimba che è Maya. E devo ringraziare pure la Silvia Colafrancesco, che è una mia amica pittrice, che mi ha fatto il dono di questo quadro. E il quadro rappresenta benissimo quello che poi è il libro, perché c'è una bimba che è Maya, ma può essere anche il bambino che è in tutti noi, un bambino che comunque è sempre vivo e presente, e un genitore che sta dietro, la cui testa è stata mozzata, perché Maya ci ha provato varie volte a mozzarla, e non solo la testa. E l'unica cosa che fa il padre è metterle un osino di pagliaccio davanti, perché è un po' il simbolo del gioco e dell'ironia che io penso un padre debba portare nella vita di sua figlia, ma anche, non so, di sua moglie e di tutti gli amici che gli stanno attorno. Perché la gioia è anche questo, la nostra capacità di cercare, di indagare nel nostro intimo, più intimo, cercando ciò che ci dà gioia e muoverci quindi di conseguenza per cercare di realizzare questa gioia. E quindi un bellissimo esercizio che possiamo fare per rendere la nostra vita ogni giorno più reale e più bella. Il libro è stato pensato come una serie di frammenti dove tanti argomenti si accavallano uno dietro l'altro. Si parla di emozioni, si parla di amore, si parla di amore nelle diverse dimensioni che esistono: amore di coppia, amore fisico, sessuale, amore per Dio, amore e sofferenza, e amore e gioia. E poi questi frammenti che hanno comunque un filo che li lega uno all'altro, e possono infatti anche essere letti in maniera diversa, questo filo si conclude in un racconto autobiografico, che è stata la mia volontà di ringraziare le persone che in qualche modo hanno contribuito alla mia vita, e un modo anche per ricordare quelle persone che la mia bambina non potrà conoscere. Quindi il passato e il futuro possono congiungersi in un presente vivo, che è questo libro che ho scritto. Quindi vorrei leggere un breve passo della mia autobiografia. Perché faccio questo? Perché vorrei partire dalle mie radici, dal mio passato, perché attraverso il nostro passato noi possiamo capire meglio quello che è il presente che stiamo vivendo. E inizia così: la storia della mia vita, come quella di molti di noi, non può non iniziare se non come un dono ricevuto da chi ci ha preceduto e da un luogo protetto, Assisi. Mio padre, che si chiamava Francesco e di origini era pugliese, faceva il portiere di calcio, amava il colore bianco ed era profondamente devoto al santo, e come il santo di natura ribelle.
Dopo 6 anni di lungo fidanzamento, prese mia madre Anna Maria nel cuore di un paesino della Calabria e la portò nella ridente cittadina umbra, nella famosa basilica dove felici convolarono a nozze. Quando nacque il 5 ottobre del 1972, mia madre mi raccontava che da tutti i reparti dell'ospedale venivano a vedere questo bellissimo bambino. Se è falso. Dai grandi, adesso vedete se è falso, dai grandi occhi neri e dal grande sorriso, ma soprattutto dai lunghissimi e folti capelli che arrivavano sorprendentemente fino alle spalle. Chiedete a mia madre. Il primo ricordo che ho da neonato è legato ad uno schianto. Potevo avere forse un anno, ero in braccio alla mia mamma quando un forte rumore mi fece aprire gli occhi e lì mi resi conto per la prima volta che ero in un luogo e che ero vivo. Quando in altro tempo chiesi ai miei cosa fosse successo, mi raccontarono che mio nonno era caduto in terra rompendosi il ginocchio, ma io ero troppo piccolo per potermene accorgere.